Ora vediamo più in dettaglio le analogie tra l'oscillatore armonico e il pendolo lineare o pendolo semplice. Abbiamo una massa puntiforme, un punto materiale, che oscilla tra due estremi A e B, e la stessa cosa nel caso del pendolo, oscilla tra i due punti A e B, sempre nell'ipotesi delle piccole oscillazioni, in modo da poter approssimare questo arco di circonferenza come un segmento rettilineo. Quindi è come se questa pallina oscillasse di modo armonico, come fa quest'altra pallina collegata alla molla. Nel caso dell'oscillatore armonico era la forza elastica a tirarla sempre verso il centro di oscillazione, quindi il punto O. Quindi la forza elastica faceva da forza centripeta. Nel caso del pendolo è la componente parallela della forza peso, che fa da forza centripeta e tira la pallina sempre verso il centro di oscillazione, il punto O. In entrambi i casi scriviamo la legge di Newton, forza totale uguale a MA. Nel caso dell'oscillatore armonico la scriviamo lungo la direzione X, per il pendolo la scriviamo lungo la direzione parallela, cioè lungo la direzione in cui si muove in quel momento la pallina, cioè questa direzione qua. Poi andiamo a sostituire alla forza elastica la legge di Hooke, meno KE per S. S è l'allungamento della molla o l'accorciamento, e comunque S è lo spostamento della pallina rispetto alla posizione di riposo. Uno spostamento positivo a destra e viceversa negativo a sinistra. Facciamo la stessa cosa per il pendolo. La forza peso parallela la scriviamo secondo la sua espressione mg seno di alfa, con il segno meno perché è rivolta verso sinistra in questo disegno. E come abbiamo visto nel video precedente, seno di alfa lo sostituiamo con S su L, quindi questo cateto diviso questa ipotenusa. Vediamo quindi che questa forza peso parallela assomiglia molto alla legge di Hooke, perché presenta il segno negativo ed è proporzionale a S, come la legge di Hooke. Cioè vuol dire che la pallina più si sposta dalla posizione di equilibrio e più sarà forte la componente parallela del peso che tenderà a riportarla verso il centro. Cioè questa componente parallela del peso si comporta come una forza elastica. Più la pallina viene spostata dalla posizione di equilibrio e più la forza elastica è intensa, diventa intensa e cerca fortemente di riportarla al centro. La forza peso parallela fa la stessa cosa. Più la pallina si allontana dalla posizione di equilibrio centrale e più questa forza peso parallela cresce di intensità. E la sua intensità è proporzionale allo spostamento S rispetto alla posizione di equilibrio, esattamente come la forza elastica, che è proporzionale allo spostamento dalla posizione di equilibrio. Ecco perché il pendolo presenta questa analogia così stretta con l'oscillatore armonico, perché la forza che lo tira verso il centro è praticamente proporzionale allo spostamento dal centro. Dopo aver scritto la legge di Newton, ricaviamo l'accelerazione sia per l'oscillatore armonico che per il pendolo e vediamo che l'espressione ottenuta è del tipo meno omega quadrato s in entrambi i casi, cioè è l'accelerazione tipica dei moti armonici. Allora, dal confronto delle accelerazioni dell'oscillatore armonico e del pendolo con l'accelerazione dei moti armonici, possiamo ricavare la pulsazione sia per l'oscillatore armonico che per il pendolo. E questi sono i risultati che troviamo. La pulsazione per l'oscillatore armonico è data da questa espressione qui, dipende dalla costante elastica, cioè dalla rigidità della molla e della massa appesa alla molla. E invece per il pendolo la pulsazione dipende dall'accelerazione di gravità locale nel punto in cui noi stiamo facendo l'esperimento del pendolo e dipende dalla lunghezza del filo, non dipende dalla massa appesa, perché la massa appesa si è semplificata prima. Ricordando che la pulsazione è 2π greco su t, ricaviamo il periodo sia nel caso dell'oscillatore armonico che del pendolo, otteniamo due formule molto simili, dove la massa appesa alla molla diventa la lunghezza del filo nel caso del pendolo, e invece la costante elastica della molla diventa l'accelerazione di gravità locale. Con l'oscillatore armonico e con il pendolo si possono fare quindi anche due esperimenti. Nel primo caso per misurare la costante elastica della molla dell'oscillatore armonico e nel caso invece del pendolo per misurare l'accelerazione di gravità. Per l'oscillatore armonico
si inverte questa formula per ottenere la costante elastica della molla e per il pendolo si inverte questa formula per ottenere l'accelerazione di gravità. In pratica l'esperimento dell'oscillatore armonico si realizza così. Si appendono varie masse alla molla e si misura la durata di 10 oscillazioni. Poi dividendo per 10 si misura la durata di un'oscillazione sola e con questa formula qua si misura, omega, la pulsazione. E quindi poi alla fine si trova la costante elastica della molla. Nel caso del pendolo, invece di variare le masse, viene variata la lunghezza del filo. Quindi si prendono varie lunghezze del filo, del pendolo, e poi con le oscillazioni si fa la stessa cosa di prima, cioè si misurano 10 oscillazioni, si divide per 10, poi con questa formula qui si trova la pulsazione omega. In teoria l'esperimento si potrebbe anche fare con una sola massa oppure con una sola lunghezza del filo, ma in pratica variando più masse o più lunghezze del filo si ottengono diverse misure della costante elastica di quella molla oppure diverse misure dell'accelerazione di gravità locale e poi si può fare la media e la semidifferenza di tutte queste misure ottenute, ottenendo così una misura finale sia della costante elastica che dell'accelerazione di gravità che è più precisa.